Pace e pacifismo in dialogo, questo è il tema scelto per la serata pubblica inserita nel programma dell'Assemblea Sinodo Battista Metodista Valdese che si è svolta nella serata di ieri, 22 agosto, presso il Tempio Valdese di Torre Pellice. Una tavola rotonda, come sempre ricca di ospiti e punti di vista, per riflettere insieme alla comunità su un tema di estrema attualità che pone importanti dilemmi filosofici e teologici. Moderati dal direttore della rivista Confronti, Claudio Paravati, sono intervenuti le giornaliste e scrittrici Francesca Mannocchi e Nicoletta Dentico, il pastore della Chiesa Battista di Milano Massimo Aprile e il teologo della Facoltà Valdese di Teologia di Roma Fulvio Ferrario, oltre alle conclusioni della moderatora della tavola valdese metodista Alessandra Trotta e del presidente dell'Unione Italiana delle Chiese Evangeliche Battiste Giovanni Arcidiacono. A inframmezzare gli interventi, l'intrattenimento musicale a cura del gruppo del Ministero Musicale Battista. Una serata vivace e partecipata, nella quale è emersa con forza la necessità di una costruzione quotidiana della pace, affinché non si arrocchi su uno sterile vessillo ideologico da sbandierare nei momenti di crisi reale e concreta. Il mio impegno, la mia predicazione, non è un arroccamento ideologico per giudicare e gli altri che invece sono i responsabili della guerra, ma come un tentativo di un processo trasformativo della nostra cultura, del nostro modo di pensare, del nostro modo di essere uomini maschi, del nostro modo di essere pastori e uomini di chiesa, perché l'Evangelo di cui parliamo sia segno di un processo trasformativo. Insomma, siamo come singoli e anche come comunità poco più che un intervallo di qualche secondo in questo corteo della vita e della pace, però questo quarto d'ora di speranza lo dobbiamo a questo mondo e alle generazioni che verranno dopo di noi. Quello che possiamo dire è che le guerre combattute con le armi sono delle ferite che si aprono su un sistema che poggia su sistemiche dichiarazioni di guerra agli ultimi, al pianeta, a tutte le altre esseri viventi, che la guerra è il meccanismo di controllo della vita delle persone, il meccanismo di controllo dell'economia ed è una delle matrici fondamentali per la costruzione della speculazione. Il problema della pace è un problema molto complesso, eppure noi sappiamo che è la questione attraverso la quale si costruisce la giustizia, si costruisce la dignità del vivere, la dignità della vita, si costruisce la speranza del futuro. Per questo è così complicata. Gesù quando parla, parla sempre di pace a voi, no? Perché lui sa che parte tutto da lì ed è su quel terreno lì che si fa la guerra. L'attacco, la guerra alla pace, appunto.